Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Siamo in diretta Soft Gym, quindi oggi, come già detto, prepariamo tappetino e un bastone e ci alleniamo scusate, con questo attrezzo. E vediamo un po', io vedo già Cinzia e Maria, buongiorno. Intanto preparate ovviamente queste due cose e togliete anche le scarpe in quanto non servono, ma già lo sapete ormai, siete professioniste del settore. Allora, fra qualche secondo cominciamo, 30 minuti di lavoro per noi, mi raccomando, è un risveglio muscolare, quindi non dobbiamo stressare il nostro corpo. E cerchiamo di lavorare sempre in maniera corretta seguendo tutte le indicazioni. Allora, un attimino. Ok, possiamo andare. Via. Andiamo a lavorare. Buon allenamento. Allora, prendiamo subito il bastone, così cominciamo con degli esercizi sulla mobilità articolare, ma soprattutto anche sulla postura, ok? Allora, da qui andiamo sul tappetino, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, cerchiamo di portare la pancia dentro e le spalle rilassate. Prendiamo aria, andiamo su con il bastone, andiamo un pochino indietro per allungare le spalle, ritorniamo piano piano giù. La presa vedete qual è leggermente più larga rispetto alla linea delle spalle. Vai uno, allunga e ritorna. Vai due e giù. Vai tre e giù. Quattro e giù. Cinque e scendo, 6 e giù, 7 e giù, vai ancora 8 e altre due volte, 9 e l'ultima volta, 10. Da qui andiamo a fare una circonduzione avanti, quindi avvicino, porto sul bastone e lo allontano. 1, 2, 3, 4 e 5 e poi al contrario allontano, su e avvicino. 1, 2, 3. Da qui vado a fare questo movimento, quindi vado a destra e poi a sinistra, portando il braccio in distensione. Via. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 e 8. Da questa posizione andiamo a portare il bastone sulla testa e da qui sull'ombelico, mantenendo i gomiti su, ma le spalle rilassate. Vai. 1, 2, 3. Uno, due,
3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Recupera e poi vai con il bastone avanti e ruota il busto una volta a destra e una volta a sinistra, cercando di bloccare il bacino avanti. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e l'ultima volta 10 e giù, recupera. Ok, da qui andiamo a disegnare degli 8, quindi vado, porto sul bastone, poi indietro. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e l'ultima volta 10 e recupero. Adesso porto il bastone in alto, cerco di ridurre un pochino l'ampiezza delle mani, quindi larghezza spalle, vado su e rimango in alto con il bastone, mantenendo questa postura, salgo con la gamba destra 5 volte e poi con la gamba sinistra faremo lo stesso. In questo esercizio dobbiamo cercare di mantenere la stabilità, quindi non faccio questo, ma mantengo il corpo in posizione, poggiando prima la punta e poi il tallone, piano piano. Pronti? Non dimentichiamoci della postura e via. 1, 2, lunga, lunga verso l'alto. 3, 4 e 5, recupero e poi vado dall'altra parte, prima mi allungo e poi salgo. 1, 2, 3, 4 e 5 e giù, recupera. Da qui andiamo in questa posizione, vedete, portando il bastone allo sterno, quindi poco sotto il mento. Apro un pochino l'ampiezza, la larghezza delle mani e da qui vado su e poi ritorno allo sterno, portando i gomiti indietro. Quello che dobbiamo avvertire è la contrazione dei muscoli dorsali. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e recupera, porta il bastone indietro e da qui andiamo, continuiamo a contrarre la muscolatura della schiena, quindi in questo caso il trapezio che si trova tra le scapole, pancia risucchiata, spalle larghe e non vado a muovere la schiena è ferma, però le braccia che spingono su in alto. 1, 2, 3,
9, rimani su e molleggia per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Porta il bastone di nuovo avanti. Adesso vai a piegare le ginocchia, ma mantieni le spalle in apertura e la schiena piatta. Quindi dobbiamo far scomparire la gobbetta. Da qui vado su, porto in alto il bastone e poi ritorno. Quindi cerco di, ovviamente, di lavorare sulla postura della schiena. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, rimani su, 10 secondi in posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Ok, passiamo adesso alle gambe, ok? Quindi andiamo in posizione del sumo squat, divaleggiamo le gambe, punte all'esterno, portiamo il bastone al petto, da qui scendo sulle gambe, salgo con le braccia e poi ritorno giù. Quello che dobbiamo riuscire a fare è a mantenere le spalle in apertura e a portare il bacino ovviamente dietro, quindi non dobbiamo andare avanti con l'anca, ma le ginocchia rimangono lì e spingo con il bacino come nello squat, ma già lo sapete. Allora, da qui scendo con le gambe e salgo con il bastone. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, adesso a fare l'affondo, anche piccolino, l'importante è che capiamo esattamente come si fa. Quindi da qui andiamo con il piede destro indietro, il tallone rimarrà sempre sollevato, facciamo un piccolo affondo e poi ritorniamo su con la spinta in verticale. Quindi io non devo portare il carico prima di tutto quando scendo, non devo portare il carico avanti, ma in basso. Quando salgo, stessa cosa in alto e bastone di nuovo sul petto, andiamo giù con le gambe e su con il bastone, quindi continuiamo a lavorare sulla postura. Pronti? Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e l'ultima volta 10 e recupero. Sciolgo un pochino le spalle e le gambe. Adesso andiamo di nuovo in sumo e ripetiamo il primo esercizio. Portiamo il bastone al petto e da qui scendi con le gambe e sali con
con il bastone su in alto. 1, 2, respira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, 10. Ruota i piedi a destra, vedete che la gamba sinistra è dietro questa volta, bastone sul petto, vado in affondo e salgo su con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e recupero. Ok, adesso andiamo sul tappetino, quindi andiamo a srotolare la schiena piano piano, poggiamoci a terra e mettiamoci in posizione seduta. Andiamo con le gambe incrociate, da qui dobbiamo mantenere sempre la postura della schiena, quindi cerchiamo di far scomparire la gobetta e dallo sterno, come abbiamo fatto prima, dallo sterno saliamo in alto con le braccia, dallo sterno, quindi non dal petto, ma un po' più su, è diverso. Infatti se ci fermiamo all'esterno sentiamo il lavoro del dorso, se ci fermiamo al petto è un po' diverso. Pronti? Appiattiamo bene la schiena e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Recupera. Adesso andiamo a divaricare le gambe, sempre mantenendo la schiena piatta. Portiamo il bastone avanti e poi in alto e ritorniamo avanti, non a terra. Allunghiamo bene la schiena e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e giù e rilasso. Adesso posso fare la gobetta per rilassare. Ripetiamo questi due esercizi. Quindi gambe incrociate, schiena piatta, dallo sterno vado su. 1, vedo effetti strani. 2, 3, 4, 5, respira. E resisti. 6, 7, 8,
9 e l'ultima volta 10 e recupero. Andiamo con le gambe divaricate, stessa cosa, postura perfetta, bastoni avanti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e recupera. Adesso vai con la schiena a terra. Facciamo un lavoro per i glutei, diciamo, ma anche la schiena in qualche modo, un lavoro per l'addome. Andiamo giù, portiamo il bastone in alto, piedi ben poggiati a terra e dritti, mi raccomando, mantenendo il bastone su, andiamo su con il bacino, andiamo ad attivare bene i glutei, poi piano piano scendiamo per 10 volte, cerchiamo di staccare prima la parte bassa della schiena fino ad arrivare all'altezza delle scapole e poi al contrario vado a riattaccare, diciamo, la vertebra per vertebra al tappetino, partendo dall'alto e arrivando al coccige. Vai, 1 e ritorno, 2 e ritorno, 3 e ritorno, 4, 5, spingi su in alto l'ombelico, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e ritorno. Da qui che cosa faccio? Vado a staccare le spalle, chiudo bene il mento, guardo l'ombelico e arrivo con il bastone sulle ginocchia e ritorno giù piano 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 piano. 2, 3, cerca di chiudere l'addome prima di scendere, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Ok, vai di nuovo con il bacino in alto, spingendo bene anche sui piedi e cercando di percepire il movimento della schiena dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Da qui, sempre bastone su, salgo, chiudo bene l'addome e poi riscendo con tranquillità. 1, senza inarcare la schiena e anche quando scendo controllo il movimento. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Perfetto. Fatemi vedere quanto. Ah, mancano 5 minuti, quindi togliamo il bastone, mi dedicherei 5 minuti allo stretching. Ok, quindi rilassiamoci completamente a terra, braccia e gambe, e respiriamo in maniera profonda, una ventina di secondi in questa posizione. Da qui prendi il ginocchio destro, tira il petto e rimani. Distendi la gamba e tira un pochino indietro. Cambio gamba, vado con la sinistra al petto, con la destra a terra e rimango. Distendo la gamba e tiro. Riporto tutte e due le gambe al petto e rimango. Distendo tutte e due le gambe e tiro. E da qui piano piano torno su, mantengo le gambe distese, vado in alto con le braccia, allungo al massimo e poi porto le mani a contatto con la parte più lontana che posso toccare, ovviamente la tibia, la caviglia o le punte. E rilasso, guardo l'ombelico. Ritorno su, divarico le gambe, porto le mani al centro delle gambe, cammino avanti e rimango in posizione ritorno su e adesso vado a, vedete, ad accavallare la gamba destra sulla sinistra in questo modo. Vedete che, non so se si nota bene, vedete, questa è la posizione iniziale, poi
porto la gamba destra sulla gamba sinistra, ok? E rimango in posizione, devo sentire l'allungamento delle anche. E cambio, quindi incrocio, diciamo, la gamba sinistra sulla destra e poi piego la gamba destra sotto e poggio bene il piede, rimango. Ok, da qui vado sulle ginocchia, piano piano vado sui piedi e con calma ritorno su. Prendo un bel respiro e stop. Grazie mille per la vostra partecipazione. Noi ci rivediamo questa sera. Saluto anche Ilaria, non so se è passata o si sta allenando. E ci rivediamo alle ore 19 con Total Body. Vi aspetto. Buona giornata a tutti e buon caffè.